E voglio iniziare proprio con la frase che hai letto come titolo di questo video e che ho scelto di non riportare proprio perché YouTube non ama un linguaggio particolarmente colorito. Ma ci tengo a ragionare, a riflettere insieme sul fatto che effettivamente negli ultimi anni abbiamo sempre maggiormente assistito ad un montaggio video molto frenetico, dove ogni secondo, ogni istante dei video che vediamo deve essere riempito di immagini, ogni parola deve essere un'attaccata alla successiva e il montaggio è molto frenetico. Questo perché ci hanno insegnato che la nostra attenzione ormai è inferiore a quella di un pesce rosso e quindi per tenere l'osservatore incollato a guardare video dobbiamo bombardarlo a raffica di informazioni uno dietro l'altra, quasi a stordirlo, quasi a far sì che non possa distrarsi un secondo per continuare a guardare il video. E io sono fortemente contrario a questo tipo di video, sebbene io cerchi di colorire un pochino i racconti che faccio per renderli un pochino più accattivanti, perché poi alla fine ci sta, si tratta comunque di cercare di consegnare all'osservatore un'informazione nella maniera più interessante possibile affinché effettivamente sia stimolato ad andare avanti, a proseguire e che sia effettivamente affascinato da quello che sta ascoltando, no? Ma in molte situazioni credo che si stia un pochino esagerando, poi sarei molto contento di sapere che cosa ne pensi e credo che il montaggio video realmente abbia un po' infastidito, ecco, questo genere di montaggio veramente un po' troppo frenetico. D'altronde ormai praticamente costantemente siamo bombardati da informazioni e abbiamo alzato talmente tanto la soglia della nostra dopamina che se non abbiamo abbastanza informazioni andiamo a cercarne di più contemporaneamente che ci arrivano da più fonti. E credo che forse sia il momento di calare un pochino, anche perché trovo che esagerare con il montaggio, con la sequenza di informazioni, sia proprio uno stile un po' più pigro di consegnare all'osservatore un contenuto, di far percepire un'informazione all'osservatore e di interagire, di raccontare una storia, perché in realtà questo vuol dire che non abbiamo sviluppato una capacità di storytelling abbastanza efficace da portare l'osservatore con noi per tutto quanto il discorso senza doverlo per forza bombardare di informazioni uno dietro l'altra, quando invece sarebbe molto più difficile lavorare sull'importanza delle parole, sul significato, sulla sequenza, su come dirle, su riuscire a mantenere l'attenzione dell'osservatore senza dover inserire una raffica di informazioni, immagini in sovraimpressione, insomma creare un vero e proprio storytelling che sia accattivante. Però in realtà, se andiamo a ragionare quello che è stata la storia dell'essere umano, noi siamo abituati fin da bambini, o siamo stati abituati, o almeno in passato per me è stato così, che parliamo con altri esseri umani e ascoltiamo gli esseri umani che parlano, e non vorrei che si perdesse questa cosa perché siamo appunto talmente abituati a vedere video di persone con immagini che passano in sovraimpressione mentre parlano che quando parliamo con un'altra persona cosa facciamo? Prendiamo il telefono e ci distraiamo, perché le informazioni che arrivano dal dialogo con un altro essere umano non sono sufficienti a soddisfare il nostro livello di dopamina e quindi abbiamo bisogno di aggiungere un altro po' da una fonte esterna. E questa cosa personalmente penso che sia estremamente deleteria per la razza umana, proprio per girarci poco intorno e dirle cose come stanno. Ma soprattutto io mi ricordo che da bambino mi sedevo accanto a mia nonna che mi raccontava una storia, o mia mamma o mio papà, e mi raccontavano le storie affinché io potessi immaginare i personaggi di cui mi raccontavano, le situazioni, e li ascoltavo magari parlare per diverso tempo. E così è sempre stato nel corso della mia vita con gli altri esseri umani. Ascolto persone che parlano e magari mi immagino le cose di cui mi stanno parlando, ma non è che vado ad aver necessità di essere bombardato di immagini mentali o di immagini reali di continuo per poter seguire un discorso. Mi piacerebbe che si instaurasse nuovamente la percezione di star parlando con un altro essere umano al di là dello schermo, no? Creare dei video che siano più pensati non per catturare l'attenzione a tutti i costi, ma che siano un vero e proprio discorso con un'altra persona. E mi sto rendendo conto che man mano che vado avanti nella registrazione di questo video è sempre più spontaneo il mio modo di parlare, mi sembra sempre di più di parlare con un'altra persona che non come faccio di solito quando registro i miei video, in cui devo cercare di essere concentrato su quello che sto dicendo per arrivare alla fine di un discorso che mi sono preparato prima ed essere
più efficace possibile, in modo da fare meno tagli possibile in post-produzione, che è una cosa che effettivamente odio fare. È un po' la vera motivazione che mi ha spinto a scrivere il titolo di questo video. Io non sono tanto a favore del montaggio video, non solo perché effettivamente è un po' un modo pigro appunto per andare a sopperire una mancanza in fase di pre-produzione, ma anche perché non amo stare 1000 ore davanti al computer. E voglio spiegare un pochino meglio questa affermazione precedente, perché appunto effettivamente se noi non andiamo a pianificare quello che andremo a inserire all'interno di un video, è molto più difficile che il video venga con un senso logico, con una struttura, con uno storytelling che abbia un senso. Mentre invece avere una fase di preproduzione in cui banalmente ci scriviamo anche solo un elenco di punti, di argomenti che vogliamo affrontare nel nostro video, che è già un'ottima base, un'ottima traccia per partire della stessa cosa che io ho fatto per registrare questo video, beh, sicuramente ci porterà ad ottenere un prodotto migliore su cui dovremo andare a lavorare molto meno in fase di montaggio. Mentre invece vedo troppo spesso appunto video presi a caso o con frasi memorizzate frase per frase, perché poi la gente comunque non è abituata a parlare alla videocamera. Non è una cosa così facile parlare alla videocamera, richiede tanta esperienza e tanto esercizio. Questo lo voglio dire perché effettivamente non si arriva a un livello di confidenza così tale a parlare con un essere inanimato, con un oggetto, rispetto a quando ci parla con una persona reale che comunque ci dà dei feedback visivi. Io mi sto dando dei feedback visivi da solo perché mi vedo nello schermo della videocamera, però in realtà mi rendo conto che sia molto difficile e richieda molta, molta pratica e molto esercizio. Ma soprattutto vedo che c'è la tendenza ad andare a sopperire alla mancanza di pianificazione, di preproduzione, inserendo magari una serie di tagli a caso, di immagini in stock scaricate apposta e messe in montaggio per andare ad elaborare alcuni concetti che magari non sono stati elaborati in fase di preproduzione. Oppure vedo delle transizioni a raffica, una transizione dietro l'altra, a volte per andare a montare dei video con delle immagini che non avrebbero senso messe in sequenza l'una dietro l'altra, semplicemente perché non c'è stata una pianificazione prima che mi ha permesso di creare una sequenza che avesse senso far vedere all'osservatore. Ma in realtà infarcire i nostri video di transizioni a caso di sicuro non ne migliorerà la qualità, anzi andrà a peggiorarne notevolmente. Se pensiamo infatti al cinema, le transizioni che vediamo nel cinema sono pochissime e per lo più sono invisibili. Infatti si tratta di montaggio fatto a tagli, tagli che vanno a effettivamente rendere la storia fluida in maniera fondamentalmente invisibile. E quindi il concetto che voglio cercare di trasportare in questo video è: cerchiamo di trasformare quello che raccontiamo tramite i nostri video in maniera che la persona che lo guarda non sia per forza riempita di dopamina, di immagini. Cerchiamo di riportare su questi social, su queste piattaforme, un dialogo che sia tra esseri umani. Io quello che voglio, che amo di questa piattaforma YouTube e della possibilità che mi dà, è quella di creare connessioni. E non voglio che siano connessioni forzate da un eccesso di dopamina, ma voglio che siano persone che dialogano fra di loro, che interagiscano e che si raccontino. E questa è una cosa che mi piace particolarmente. Ho preso degli appunti e siccome ho paura di dimenticarmi delle cose, vado a dare un'occhiata al discorso che sto creando, perché l'obiettivo anche di questo video è di non tagliare niente, di farvi vedere proprio nell'interezza come viene costruito un discorso e come si può creare un video in questo modo, senza tagli, senza post-produzione, o quasi, perché in realtà un po' di post-produzione andrò a fare lo stesso. E quindi non voglio neanche dire che montare video sia completamente inutile. Infatti ho detto un po' di post-produzione andrò a fare lo stesso, proprio perché penso che post-produrre i video sia ormai una di quelle abilità che sono indispensabili nel 2024 in cui sto registrando questi video. Ma se vedrai questo video più avanti nel tempo, continuerà probabilmente ad essere un'abilità indispensabile, a meno che non ci sia ormai l'intelligenza artificiale che ci permette di farlo completamente automaticamente. Ma credo che comunque sapere che cosa stiamo facendo nel montaggio video sia veramente un'abilità ormai che oggi come oggi è indispensabile. Praticamente tutti i social ci consentono di montare dei video o ci richiedono di farlo,
Però questo non vuol dire che dobbiamo perdere la capacità di pensare ad un discorso dall'inizio alla fine. È vero, adesso ti ho appena mostrato che mi sono andato a riguardare gli appunti, ma in un'altra tipologia di video avrei tagliato il video, preso una pausa, riguardato gli appunti, riletto e avrei ricominciato a registrare, oppure avrei aspettato che i rumori al di fuori della finestra finissero per andare avanti senza distrazioni. Ecco, in questo momento invece voglio proprio esercitarmi ad andare avanti con questo discorso affinché io possa passarti questo messaggio che sì, montare video è sicuramente un'abilità fondamentale, ti invito a andare a studiare il montaggio video e ho fatto diversi video anche su questo canale. Che potrei trovare, ovviamente, non avendo pensato per filo e per segno a questo video, sto dando un po' del voi, un po' del tu, ma è una cosa che mi capita spesso. Ultimamente vorrei cercare di mantenere il discorso fra me e te che stai guardando questo video, quindi continuerò con il tu. E in tutto questo voglio dire non essere sempre alla ricerca del percorso più breve per ottenere un risultato, ma prenditi anche il tempo per ragionare su quale sia il percorso migliore. Sentiamo sempre dire che la qualità è meglio della quantità, ma anche che tipo di qualità. Cioè, non cerchiamo di trovare la scorciatoia, ma ragioniamo sul fare le cose per bene, ragioniamo sullo storytelling di un video, impariamo a comunicare con altri esseri umani e non con algoritmi e piattaforme, perché siamo qui per parlare fra di noi e credo che l'unica cosa che l'intelligenza artificiale non potrà mai toglierci è l'empatia e il dialogo fra altre persone. Quindi, questa era una riflessione, ci tengo a ringraziarti per averla ascoltata se sei arrivato fin qui o arrivata fin qui e farmi sapere cosa ne pensi perché credo che possano nascere dei dibattiti e credo che possa nascere un vero e proprio filone di video non montati che è il mio sogno, non montare mai più video. Vabbè, non è vero, dai, comunque in alcune situazioni mi diverto. Per esempio il primo video che ho caricato sul canale nel 2024, te lo dico, te lo lascio anzi nelle schede qualora tu stessi guardando questo video un po' più avanti nel tempo, mi sono proprio divertito a montarlo perché ho inserito diverse chicche qua e là ed è stato veramente divertente. Ma credo che comunque, beh, divertirsi sia la base di tutto e creare un dialogo fra esseri umani sia molto importante. Riguardando il video mi sono reso conto che in diverse occasioni avrei voluto semplicemente tagliare un'imperfezione, un'imprecisione nel mio discorso, ma poi ho scelto comunque di pubblicarlo così come è venuto, proprio per dare questo senso di naturalezza, di umanità, del fatto che comunque si sbaglia, ma si va avanti e non sempre deve essere perfetto, il video non sempre il contenuto deve essere perfetto e che non dobbiamo fermarci di fronte al fatto che è imperfetto e quindi non lo pubblichiamo. Anche l'imperfezione è umana, siamo esseri umani, dialoghiamo fra esseri umani e anche questa ripresa ho voluto farla con la camera a mano proprio per valorizzare ulteriormente questo concetto e ti ringrazio ancora per avermi ascoltato e ti invito a farmi sapere che cosa ne pensi.